il riconoscimento delle ostre sono due fattori importantissimi. La dimensione dell'ostrica, concava, piatta, larga, sono tre tipi. Questa era concava la seconda. La prima era concava allungata, la seconda è una concava piatta, cioè tendente a essere circolare. Sì. E questi sono i fattori principali. Poi c'è il colore e poi dopo le caratteristiche dell'ostriche vanno ad essere incisive, essere importanti dallo spurgo che fa. La Fin de Clair, la prima che avete assaggiato, vi è presa piccolissima, 30-60 giorni a mare, portata nei bacini d'affinamento, acqua mista dolce e viene cominciata sì, a fare... Sì, acqua mista dolce. Che non è proprio acqua di mare, è un'acqua miscelata con acqua dolce, con acqua in genere, per portare un paragone, Perpignan è uno dei principali punti di Ostia, è una laguna. È una laguna creata apposta per... Perpignan è qui, è Catalogna, ma se vuoi andare sulla Spagna. Perpignan è Mediterraneo. Mediterraneo non è ah, come? Non è la Bretagna, no. Queste qui che avete mangiato voi sono tutte Normandia. Vengano tutte dalla Normandia, queste due tipi di ostriche. In realtà dovevano essere quattro, però il periodo ancora non è eccellente per le ostriche. Perché hanno un periodo di allattamento, così si dice, perché hanno quel latte, quella parte un po' grassosa che non è proprio l'ideale per avere un sapore giusto delle ostriche. La seconda ce l'aveva. Sono un po' piene. Sì. La seconda ce l'aveva più della prima. Sì, perché la seconda è un'ostrica che viene presa più tardi a mare. Cioè si parla di circa 8-10 mesi, anche 12 mesi, prelevata dal mare. Fa solo 30 giorni in contenimento, in ingrassamento, affinamento, un po', insomma lì c'è un po'... Io li chiamo affinamento, che fa un po' di spurgo, diciamo spurga, si ingrassa, gli viene dato un cibo, diciamo un pochino più per dargli il sostentamento, ha questa leggera saporazione iodata, però non è... un salato estremo. Come la prima era più salata? La prima era leggermente più salata perché lì viene fatta una miscelazione con l'acqua, sempre dipende da bacini di affinamento. Infatti nelle vostre, diciamo, accompagnamenti, poi lì c'era un pochino da giocare e da divertirsi, c'era dal prezzemolo, una leggera acidità, l'erba cipollina, quindi aroma, un po' di profumazione, il pepe Szechuan, che è un pepe già particolare, però può dare anche profumazioni legandolo con parti saline, i tipi di champagne che avete bevuto voi, leggermente qualcuno dovrebbe essere citrino se non ricordo male. Poi però io posso dire, io sono convinto che l'abbinamento champagne ostriche, con la seconda un po' meglio, no? Però sapidità e quell'acidità, sapidità dello champagne. Insomma sì, stanno bene per altre cose, ma non va bene. In realtà oggi ci dovrebbe essere la terza ostrica. Sarebbe stata l'ostrica più morbida, più grassa, no, proprio selvaggia, schietta, salata, è peggio ancora. Bello sarebbe stato. Secondo me invece era stato un bel contrasto, perché non si andava a seguire, ma si andava a contrastare una parte salina, sapida, molto sapida, una parte ciclica derivata, che si voleva dare dal limone, se si voleva, con l'abbinamento dello champagne. Diciamo che potevano essere questi. In Francia giocano molto con questi tipi di abbinamento, loro però usano anche gli chablis, i riferi, che insomma vini anche molto un pochino più freschi, un po' più, diciamo in maniera un po', non mi piace questo termine, peperino, più anche più leggeri, però molto freddi, che danno questo contrasto. Tendenzialmente però a me personalmente non piace. Io sono stato anche... Io sono convinto con le birre l'abbinamento superiore. L'ho fatto diverse volte. Con la birra mi manca. Birre morbide. La Hawaiian, è un consiglio, se ti capita. Hawaiane? Hawaiian di Baladè. È eccezionale. Non l'ho mai provata. Potrebbe essere un gioco da fare. Non mi spavento. È morbide, è speziata. C'ha 12 spezie, tra le quali anche il pesce.